Giorni prima l'omicidio, ricordo che lo accompagnammo a casa, scherzando, ridendo quasi, disse di aver trovato forzata la serratura del portone e disse forse qualcuno mi vuole bruciare la porta di casa. Immagino che non avesse alcun tipo di preoccupazione per la sua incolumità in quel momento. Fu una battuta che fece. Quella mattina avevo accompagnato mio marito a fare una visita perché doveva operarsi all'anca e era mezzogiorno e mezzo e venivamo a casa. Mio marito andò in camera a spogliarsi, io mi stavo spogliando, ho sentito suonare alla porta, ho domandato chi è, mi hanno detto siamo amici di Valerio. Ho detto ma Valerio non c'è, è a scuola, prima delle 2, 2:15 non viene. Dice, signora, ma siamo amici, siamo stanchi, ci faccia entrare, tanto ci conosce, siamo venuti altre volte. Vabbè, allora io ho aperto la porta. Come ho aperto la porta, ho visto tre ombre. Uno l'ho visto un attimo, si è calato subito il passamontagna e mi ha rigirato e mi ha messo la mano sulla bocca. Mio marito, probabilmente, siccome aveva sentito suonare la porta, mi ha chiamato, mi ha detto Carla, chi è? Chi è? E io con la mano sulla bocca ho detto sono dei ragazzi, ma non so se lui ha capito comunque. Loro hanno sentito la voce da dove proveniva, si sono diretti alla camera e hanno immobilizzato mio marito, nel mentre hanno trascinato anche me. Ci hanno battuto sul letto, ci hanno legato e imbavagliato. Poi due sono usciti e uno rimaneva sempre in camera con noi, con una pistola sotto il naso che tremava poi con questo pistolone e ci diceva state buoni, state calmi, non vi succederà niente, vogliamo solo domandare delle cose a Valerio. Però noi eravamo in ansia, io mi auguravo che succedesse qualcosa a Valerio, siccome aveva una Vespa, mi auguravo che cadesse, che avesse un piccolo incidente, insomma. Una madre che augura questo, però avevo paura che venisse a casa. Alle 2:15 sentiamo aprire la porta. C'è stata una lotta furibonda. Valerio faceva judo, faceva karate, perciò ha anche disarmato uno di questi, perché quello che era in camera con noi, come ha sentito aprire la porta, è uscito e è venuto di qua anche lui. Dopo un attimo abbiamo sentito uno sparo. Valerio scappava da lì per venire di qua, siccome c'è la terrazza, forse voleva uscire sul balcone.
invece ha preso il colpo nella schiena. Abbiamo sentito gridare aiuto, mamma, mamma, aiuto. E quando io sono arrivata lì, che poi mi hanno slegato, sono corsa sul divano, perché è morto lì dove c'è quel gattino, sul divano, aveva il sangue che usciva dalla bocca. E quando il sangue esce dalla bocca ho capito subito che avevo avuto un'emorragia. Infatti è arrivato dall'autopsia il risultato, dal policlinico, insomma il risultato che è arrivato cadavere, c'era scritto. È morto così. Gli ultimi rantoli li avrà dati in ambulanza. Quando ho saputo che è stato ucciso non ho razionalizzato subito, il momento dei funerali un pochino mi ha fatto capire che Valerio era veramente morto. Avevo accompagnato la bara fino all'ingresso del cimitero e stavo ritornando indietro insieme a credo circa 10.000 persone che avevano presenziato al brevissimo percorso che c'era stato consentito dall'obitorio fino all'ingresso appunto del verano. Era la prima volta che vedevo come la morte cancella le persone. Ero lì proprio perché c'era una sofferenza vera. Ricordo ancora le lacrime dalla rabbia. Tutto si è trasformato come al solito. Una guerra tra poliziotti e studenti. Ecco, lei già era morto la seconda volta. Incidenti a Roma tra gruppi di autonomi e forze dell'ordine subito dopo la conclusione della manifestazione indetta per commemorare l'assassinio del giovane autonomo Valerio Verbano. Il funerale è stato molto movimentato, ci sono state sparatorie, ragazzi che scappavano, che scavalcavano i cancelli del cimitero per scappare lì dentro. La macchina della polizia ci accompagnò dentro il verano perché stavano sparando da tutte le parti. La morte di Valerio Verbano, insomma, provoca nuovi scontri e nuove violenze. Anche questo è un rituale di quegli anni, ma intanto le forze dell'ordine e inquirenti si mettono subito al lavoro per cercare di capire chi ha ucciso Verbano. L'indagine sembra partire col piede giusto, qualcuno infatti ha visto qualcosa. Saliva un signore che stava al piano di sopra e ha visto questi tre ragazzi, è entrato dentro e ha detto io li ho visti, nel frattempo è arrivata la polizia. E questo signore so che ha fatto l'identikit di questi ragazzi. Questo signore disse che aveva visto Valerio il giorno prima o il giorno prima ancora parlare con questi tre ragazzi qui sotto, perché adesso c'è un ristorante, prima c'era una sala da biliardo, una bisca che giocavano a carte. Valerio andava qualche volta con alcuni suoi amici a giocare giù a biliardo e questo signore disse che l'aveva visto parlare con loro, però io non so chi fossero. Poi questo signore ha telefonato a mio marito e gli ha detto scusa, ma io ho dovuto ritrattare, io ho un figlio, sono stata minacciata, ho paura. Infatti dopo un mese se n'è andato via anche di qui, di casa. Quel testimone insomma ha paura e allora ai fini delle indagini non serve a niente. Gli inquirenti da parte loro sono anche confusi, anche perché come avviene spesso in quei mesi e in quegli anni l'omicidio viene rivendicato sia da destra che da sinistra. A rivendicare per primo l'omicidio Verbano con una telefonata è il gruppo proletario organizzato armato. È stato un errore, volevamo gambizzarlo. Verbano è un delatore, un servo della polizia. Poco più di un'ora dopo, intorno alle 21, chiamano i nuclei armati rivoluzionari Avanguardia di Fuoco. Abbiamo giustiziato Valerio Verbano, mandante dell'omicidio Cecchetti. Il colpo che l'ha ucciso è un proiettile calibro 38. Abbiamo lasciato una 7,65, la polizia l'ha nascosta. In tarda serata arriva un'altra rivendicazione dei NAR, seguita da una quarta telefonata che attribuisce l'omicidio al Movimento Rivoluzionario Popolare, una formazione di destra. 23 febbraio, all'indomani dell'omicidio iniziano le smentite.
La prima è del gruppo proletario organizzato armato con un volantino. Ma si fanno vivi anche i NAR, che scrivono: non avevamo alcun interesse a scatenare una guerra tra movimenti rivoluzionari. A mezzogiorno, secondo volantino dei NAR, stavolta firmato Comandi Thor, Balder e Tyr. Il volantino non parla esplicitamente di Verbano, bensì del martello di Thor che ha colpito a Montesacro. 10 giorni dopo, il 3 marzo 1980, a Padova, un terzo volantino a firma NAR smentisce categoricamente qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio Verbano. Per gli inquirenti, tuttavia, l'unica rivendicazione credibile è la prima telefonata dei NAR, quella in cui si parla del proiettile calibro 38. Quando è arrivata quella telefonata, infatti, ancora non c'era la conferma da parte del medico legale. Ma neppure questo particolare, l'indicazione del calibro del proiettile, serve a indicare una pista che porti con certezza agli assassini di Valerio Verbano. Ma intanto il padre del ragazzo, Sardo, non ha intenzione di aspettare gli eventi. Sardo Verbano è un assistente sociale che lavora per il Ministero degli Interni. Pochi mesi dopo la morte del figlio decide anche lui di svolgere delle indagini. Nasce così una sorta di memoriale in cui Sardo Verbano fa 3 ipotesi precise per la morte di suo figlio Valerio. Un possibile movente per l'assassinio di mio figlio Valerio potrebbe essere legato allo scontro avvenuto a Piazza Annibaliano tra 4 autonomi e un gruppo di terza posizione facente parte dei NAR e della cosiddetta Legione. La sera mi chiamò Valerio per dirmi che non sarebbe venuto a casa perché dormiva da un amico. E il giorno dopo invece sapemmo cosa era successo a Piazza Annibaliano. Ci fu una serie di agguati di sera, al buio. Un pomeriggio facemmo una serie di filtri per il quartiere. Ci avvisarono che c'erano dei gruppi d'estrema destra che al quartiere Trieste Salario fermavano i compagni, li infastidivano, in qualche caso li aggredivano. E decidemmo di andare a dare un'occhiata. La maggior parte dei gruppi poi rientrò, perché era finito, non potevamo stare tutto il pomeriggio intero, tutta la sera lì, e andammo a casa di un'amica. A un certo punto sale uno di noi e ci dice: guardate, hanno accoltellato un camerata. Uno di noi, ma non si sa chi. Stavamo camminando davanti alla standa Corso Trieste. A un certo punto vediamo un gruppo di persone che ci viene incontro. E a me sembravano compagni, perché avevano proprio aspetto, avevano la borsa tipica a tracolla, i capelli lunghi, e mi erano sembrati un gruppo di compagni del Croce. Gli siamo andati stupidamente incontro, addirittura salutandoli. Uno di questi mi prende improvvisamente per la giacca, mi sbatte contro una macchina, improvvisamente mi lascia e sbarra gli occhi. Lui tirò fuori un coltello perché vide un suo amico che veniva aggredito da un altro, che era Nanni De Angeli. Allora lui diede una coltellata a Nanni De Angeli. A quel punto mi metto a correre. Mentre corro mi si rompe il tacco della scarpa, casco per terra e mi arriva una botta in testa da dietro. Riesco a scappare. Dopo sono venuto a sapere che tra quelli di destra c'erano stati 2 accoltellati e tra noi c'era stato Valerio, che aveva ricevuto una martellata contro il petto. Io, che avevo preso una botta in testa abbastanza forte, insomma, nella rissa da una parte e dall'altra c'erano stati feriti e contusi. Mio fratello ha preso una coltellata alla schiena, dopodiché ci fu una colluttazione e queste persone fuggirono, non erano assolutamente persone conosciute o riconoscibili. Restò una borsa di tolfa per terra
che noi chiaramente raccogliemmo, sperando che ci fosse dentro, non so, qualche cosa che potesse identificare gli aggressori, ma c'era solo un goniometro e una penna. Valerio, durante la rissa, perse la borsa e dentro c'era il suo documento. Perciò vennero a sapere chi era. Subito dopo la morte di Valerio Verbano, quando si comincia a ipotizzare che i suoi assassini provengano dall'estrema destra, suo padre, Sardo, chiede un incontro con Nanni De Angelis, il ragazzo che Verbano aveva accoltellato a Piazza Annibaliano. Nanni De Angelis lo convocammo tramite amici perché mio marito voleva sapere qualcosa. Era evidente per noi che in realtà lui volesse guardare mio fratello in faccia, vedere come si muoveva o altro, per rendersi conto se poteva essere uno degli assassini. C'erano giù degli amici di Valerio a vedere che non gli succedesse niente, per carità, era tutto organizzato. Non volevamo mica, già era molto che era venuto qui, perché anche per lui era un azzardo, no? Venire qui da noi. Mio fratello aveva questa indole un pochino impulsiva, o quantomeno insomma non aveva un forte senso del pericolo, si fece accompagnare fino dietro l'angolo da mio padre che non poteva guidare e andò a farsi vedere. E così Nanni De Angelis venne qui. Io lo vidi perché ero lì fuori dal balcone e mio marito era qua. E disse appunto che non sapeva niente. Sardo gli sembrò convinto che in effetti non c'entrasse niente, insomma, che fosse sia una persona legata al mondo dell'estremismo di destra, che non fosse un pacifista sicuramente, ma che neanche era un assassino. Ecco, questa era l'idea che si era fatto. E gli chiamò un taxi per rimandarlo a casa e lo scortò giù per evitare che effettivamente subisse un'aggressione. Si comportò da quel punto di vista in maniera molto leale. Nanni De Angelis, insomma, con la morte di Valerio Verbano non c'entra niente. I primi a esserne convinti sono proprio il padre e la madre di Valerio. Il padre del ragazzo intanto continua le sue indagini e nelle sue carte ipotizza un altro movente possibile per la morte del figlio, quel dossier che Valerio Verbano stava preparando su terza posizione, INAR e l'estrema destra a Roma. Si presume che i neofascisti vennero a conoscenza dell'esistenza del dossier dal processo che mio figlio Valerio subì nel 1979. Ha avuto una lunga e tormentata storia, perché è scomparso, poi è riapparso dopo 10 giorni, poi nessuno è riuscito più a leggerlo, nessuno ne è venuto in possesso. Cosa ci fosse esattamente, che peso avesse per la destra quel dossier, ancora non si sa tutt'oggi. Che cosa c'era scritto in quel dossier? Degli appunti di Valerio Verbano oggi esistono soltanto delle fotocopie. L'originale, infatti, è stato sequestrato dagli inquirenti nel 1979, al momento dell'arresto di Verbano, ma poi è sparito. Per fortuna però la Digos aveva fatto delle fotocopie e grazie a queste fotocopie è possibile ricostruire non solo una mappa dell'estrema destra a Roma, ma anche il lavoro compiuto da Valerio Verbano e dai suoi amici. Uno di loro ha accettato di raccontarcelo a patto di mantenere protetta la sua identità. Eravamo organizzati fondamentalmente con un piccolo servizio segreto. Nel nostro piccolo avevamo creato una cosa incredibilmente efficiente. Innanzitutto ci avvicinavamo a manifestazioni dell'estrema destra o al loro luogo di ritrovo e quindi venivano scattate foto. Tramite quelle foto poi cercavamo di identificare tutti quelli che stavano davanti a un bar o con un gruppo o che avevano partecipato a qualche manifestazione. Veniva fatta la raccolta di tutti gli articoli di giornale che parlavano di arresti effettuati nell'estrema destra. Avevamo un archivio fotografico, avevamo un archivio storico con tutti i fatti dell'estrema destra. Avevamo informatori infiltrati all'interno dell'estrema destra che ci fornivano informazioni. Tutto questo
finiva poi in un quaderno in cui venivano catalogati per, in ordine alfabetico tutte queste persone con indirizzo, nome, cognome, numero di telefono, se ce l'avevamo, se riuscivamo a reperirlo, abitudini, che tipo di ambiente frequentavano, se era proprio estrema destra, tipo terza posizione o movimenti di questo genere o magari solo di destra, e se partecipavano a eventuali spedizioni contro i compagni o se avevano partecipato ad atti di violenza contro i compagni, queste cose qui. C'era la nascita di NAR, nel dossier i nomi vengono fatti, anche alcuni episodi, anche alcune riunioni che loro avevano avuto per preparare tutto questo. In quel momento si aveva la sensazione che da un momento all'altro ci potesse essere un colpo di Stato da parte della destra in Italia e che quindi bisognava prepararsi a contrastarlo in qualche maniera. C'avevamo l'esempio del Cile, dell'Argentina, i dati servivano. Se succedeva qualcosa, quel qualcosa non è successo, i dati sono rimasti lì. Un materiale preziosissimo questo raccolto da Verbano e dai suoi amici, naturalmente un materiale tutto da verificare, ma che avrebbe potuto portare gli inquirenti sulla pista giusta per trovare gli assassini del ragazzo. E invece le indagini sono a un punto morto. L'unica speranza a questo punto è che qualche pentito si decida a parlare. All'inizio del 1981, nell'ambito delle indagini sulla strage di Bologna, i magistrati raccolgono quasi per caso una testimonianza che sembra interessante per il caso Verbano. A parlare è Laura Lauricella. La Lauricella, che era la compagna di un personaggio di spicco della estrema destra di quel momento, di Egidio Giuliani, decise a un certo punto di parlare. Tra le cose che ha raccontato vi è anche quella riferentesi a una pistola, a un silenziatore in particolare, che il Giuliani avrebbe dato a colui che avrebbe poi ucciso il Valerio Verbano. Laura Lauricella racconta che quello scambio sarebbe avvenuto al poligono di Tor di Quinto, a Roma, dove molti neofascisti si incontrano spinti dalla passione per le armi e per il tiro al bersaglio. La Lauricella ricorda inoltre che Egidio Giuliani le avrebbe confidato di aver costruito personalmente il silenziatore e che lo avrebbe poi consegnato ad un ragazzo che quel giorno sparava accanto a loro a Tor di Quinto. Quel ragazzo, dice la Lauricella, è Roberto Nistri, membro di spicco di terza posizione. Il giudice Claudio D'Angelo, che indaga sull'omicidio Verbano, interroga sia Nistri che Giuliani. Entrambi negano ogni addebito, affermano di non conoscersi e chiedono un confronto con la Lauricella, ma quel confronto non ci sarà mai. La Lauricella di per sé è un personaggio che ha avuto un certo significato in molti procedimenti, ma per quanto riguarda la ricostruzione dell'omicidio Verbano, le sue indicazioni non sono state ritenute sufficienti dai tribunali. Il 30 settembre 1982, Walter Sordi, ex terrorista dei NAR, pentitosi, fa nuove rivelazioni sul delitto Verbano. Dice di aver ricevuto delle confidenze da un altro esponente dei nuclei armati rivoluzionari, Pasquale Belsito. Fu Belsito a dirmi che a suo avviso gli autori dell'omicidio di Valerio Verbano erano da identificarsi nei fratelli Claudio e Stefano Bracci e Carminati Massimo. 25 gennaio 1984. Nel primo ed unico interrogatorio cui viene sottoposto, Claudio Bracci nega ogni addebito e smentisce di conoscere Pasquale Belsito. In ottobre Massimo Carminati rilascia al giudice identiche risposte. Non c'entro affatto con il delitto Verbano, non ho mai conosciuto Belsito. La mia militanza attiva nella destra terminò nel 1979, per cui sono estraneo a tutti i fatti delittuosi in cui sono stato chiamato in causa successivi a detta data. Ai pentiti e ai collaboratori si aggiunge anche Angelo Izzo, neofascista romano, detenuto dal 1975 per il massacro del Circeo. Izzo afferma di aver raccolto in carcere le confidenze di Luigi Ciavardini, militante di terza posizione poi passato ai NAR. Luigi Ciavardini mi disse che sicuramente l'omicidio era da farsi risalire a militanti di terza posizione. Mi disse che il mandante era sicuramente Nanni De Angelis. Riguardo gli esecutori, disse che sicuramente si trattava di componenti del gruppo capeggiati da Fabrizio Zani. Solo un pasticcione come Zani poteva perdere la pistola durante la colluttazione con Verbano.
Anche le parole di Izzo, tuttavia, non troveranno nessun riscontro. E di nuovo senza fondamento si riveleranno le voci di altri pentiti e collaboratori che puntano su terza posizione. Da tutta questa serie di pentiti in realtà non uscirà fuori nessun elemento concreto. Tutti gli indiziati verranno prosciolti nel 1989. L'inchiesta, dunque, per il momento è un'inchiesta chiusa. Ma torniamo allora alle carte di Sardo Verbano. Il padre del ragazzo ucciso indica anche un terzo possibile movente. Nei giorni precedenti al suo assassinio, mio figlio Valerio potrebbe essere venuto a conoscenza di un gruppo composto da autonomi e neofascisti che svolgevano traffici di armi e droga. Questo gruppo, venuto a conoscenza che Valerio indagava su di loro, avrebbe inviato i tre assassini per interrogare Valerio e sapere quali nomi e fatti conoscesse. Nel suo memoriale, Sardo Verbano scrive un nome la cui storia pare la perfetta sintesi di questa alleanza criminale tra rossi e neri. Si tratta di Marco Guerra, che Sardo Verbano definisce un informatore di Valerio. Sentito dal giudice il 23 maggio 1987, Marco Guerra dichiara: all'epoca dell'omicidio Verbano facevo parte di un gruppo di giovani che si riconoscevano nel movimento comunista rivoluzionario. Fino al 1978 avevo militato nella destra extraparlamentare e più precisamente in un gruppo autonomo che propugnava idee di destra. Poiché a un certo punto non ci riconoscevamo più nel programma portato avanti nella destra, confluimmo nel movimento comunista rivoluzionario. Prima di aderire al movimento comunista rivoluzionario, Marco Guerra frequenta il gruppo di estrema destra capeggiato da Egidio Giuliani e Armando Colantoni. Secondo gli investigatori, questo gruppo avrebbe tentato un approccio con formazioni del terrorismo rosso per esaminare la possibilità di sviluppare una strategia comune. Ci sono state delle interconnessioni personali tra destra e sinistra con delle osmosi di alcuni personaggi. Il punto di contatto spesso era determinato dalla necessità che comunque avevano queste formazioni armate, sia di destra che di sinistra, di rifornirsi di armi e documenti falsi. Non erano solo rapporti così episodici, ma rapporti che hanno consentito proprio a ricostruire perfino alcuni omicidi delle Brigate Rosse. Eppure ad oggi non c'è alcuna certezza che l'omicidio Verbano sia opera di un gruppo misto, rosso e nero, unitosi per eliminare un ragazzo troppo curioso che forse aveva scoperto troppo. E del resto, questa terza ipotesi formulata dal padre non è mai stata presa in considerazione dagli inquirenti. A Roma, intanto, si continua a sparare ed uccidere. Il 28 maggio dell'80, appena tre mesi dopo l'omicidio Verbano, un commando dei NAR uccide Franco Evangelista, agente di polizia di guardia, di fronte a un liceo. Proprio dalle indagini su questa azione inaspettatamente viene fuori un elemento che potrebbe rivelarsi molto significativo anche per l'omicidio di Valerio Verbano. Francesco Evangelista, detto Serpico, agente di polizia di pattuglia di fronte al liceo romano Giulio Cesare. Viene ucciso dai NAR il 28 maggio 1980 di fronte a decine di studenti atterriti. Ha 37 anni, lascia una moglie e due figlie piccole. È il secondo poliziotto ucciso dai NAR nel giro di quattro mesi. La sera stessa del suo omicidio, gli inquirenti perquisiscono a tappeto gli ambienti neofascisti della capitale. Nella rete finisce un ragazzino di 16 anni. Il suo nome è Elio Di Scala, ma tutti lo chiamano Caplerino. Nella sua abitazione viene trovato un vero e proprio arsenale. Sotto il cuscino tre pistole, in una sacca 10 silenziatori e centinaia di pallottole. Sul comodino, le chiavi di un'auto rubata pochi giorni prima in un garage del quartiere Monteverde e utilizzata in due sanguinose rapine in banca firmate dai NAR. L'indagine punta dritto al cuore delle versioni di destra, ma c'è un elemento che non quadra. La rapina di quell'automobile, infatti, è stata rivendicata con un volantino intriso del linguaggio dell'estrema sinistra firmato Gruppo Proletario Organizzato Armato, Nucleo Valerio Verbano. Il giorno dopo, i quotidiani scrivono che il Gruppo Proletario Organizzato Armato, la prima organizzazione ad aver rivendicato il delitto Verbano, non è altro che una sigla utilizzata in realtà dalle formazioni di destra per confondere gli inquirenti e complicare ulteriormente le indagini. È un'assoluta novità che a soli tre mesi dall'omicidio di via Montebianco potrebbe gettare nuova luce sul caso Verbano. Eppure non si muove nulla. Non ci sono interrogatori né indagini mirate.
nel fascicolo dell'istruttoria non ce n'è neppure traccia. Un'altra pista possibile, un'altra pista che fino a oggi appare ancora da percorrere. Ma intanto c'è ancora un altro piccolo mistero da chiarire. Che fine ha fatto la pistola usata dagli assassini e lasciata in casa Verbano? La pistola non è mai scomparsa dall'ufficio corpi di reato di questo tribunale. Ma è stata semplicemente trasmessa nel 1989 al tribunale di Palermo su richiesta del giudice istruttore, dottor Natoli. È stata comunque riconsegnata nel luglio 2005 su richiesta del tribunale di Roma a Palermo, ma non si trova in questo ufficio perché poi nel settembre sempre del 2005, su autorizzazione del pubblico ministero dottoressa De Martino, è stata consegnata al reparto operativo dei Carabinieri di Roma per l'effettuazione di alcune perizie sull'arma da effettuarsi a cura del RIS di Roma. Su quella pistola che per molti anni si diceva fosse scomparsa e che invece, lo avete visto, è sempre stata all'ufficio corpi di reato, le indagini e le perizie continuano. Ma anche la madre di Valerio Verbano non si arrende. Rimasta sola dopo la morte del marito, ha deciso di scrivere all'ultimo irriducibile dei NAR, Pasquale Belsito, arrestato soltanto nel 2001, per chiedergli aiuto. Durante questi anni non ho mai perso la speranza di poter conoscere la verità sull'omicidio di mio figlio. Mi rivolgo a lei, Pasquale Belsito, perché ha conosciuto e frequentato gli ambienti di estrema destra, NAR, terza posizione. Chi meglio di lei conosce la storia di quel particolare momento? Lei ha oggi 44 anni, gli stessi che avrebbe il mio Valerio. È in carcere da quasi 4 anni e mezzo. Non so quanta pena debba scontare complessivamente. Credo però che ne passeranno ancora molti prima che possa riprendere la sua vita. Spero che lei sappia qualcosa e che abbia voglia di raccontarla a una madre in cerca della verità. Non voglio vendetta, voglio solo giustizia, quella che è stata negata fino ad ora dal silenzio assordante che ha coperto l'assassino di mio figlio. Credo che la decisione di raccontare le cose che sa potrebbe portare sollievo anche a lei. Rina Carla Verbano.